Ciao a tutti, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Hadouken Combat versione Jap. Perché ragazzi, quest'oggi andiamo a provare insieme la mia nuovissima LR. Ragazzi, ovviamente l'avete visto sicuramente dalla sezione community del canale. Ebbene sì ragazzi, ho sculato il nostro bellissimo Cell fisico LR. Ragazzi, però, prima di iniziare, io vi ricordo che oggi alle 15 in punto saremo in live qua sul canale. Mi raccomando boys, dovete esserci tutti al 100%. Cell l'ho già portato dell'R, lo andiamo a testare in un team che, per quanto mi riguarda, è veramente veramente forte. Ragazzi, mi raccomando, recuperate tutti i video qua sopra nelle schede. Tra l'altro, da questo video in poi, ragazzi, c'è una nuova grafica, quindi mi raccomando, ditemi tutto quello che pensate, per appunto, se vi piace, se non vi piace, critiche, tutto, ragazzi, davvero, dalla A alla Z. Mi raccomando, boys, questa è la nuova grafica. Io, ovviamente, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like, commentino, condivisione, campanellina. Tutti i link, come sempre, qua in descrizione. E detto questo, bando alle ciance e andiamo. Eccoci qua ragazzi, con la nuova grafica di, ditemi, dalla alla Z, cosa ne pensate? Questo è il team che andremo ad utilizzare quest'oggi, ragazzi. Come state vedendo sicuramente laggiù in basso, ecco il nostro Cell LR. Ragazzi, questo è il team. Un team abbastanza discutibile, però per quanto riguarda è un'ottima versione di questo Team Time, Beyond Time and Space, oppure Time Travelers, come cavolo si chiama. Ragazzi, eccolo qua. Non ci sono parole. LR bellissima, una delle LR che sapevate che manca, che mancava, perdonatemi, ed era una tra quelle che volevo. Dove lo testeremo, boys? Assolutamente, ragazzi, nell'evento di Bardock Super Saiyan 3. Perché in questo evento, ragazzi? Perché nel mentre che testiamo il tutto, devo anche farmarlo. Quindi, ragazzi, andiamo subitissimo a farmarlo. Tra l'altro, ragazzi, quest'oggi ci sono anche gli int, quindi il devasto più totale, assolutamente, boys. E sperando che carichi il più fretta possibile, eccolo qua. Dimmi che ci sono ancora gli int, ti prego. Eccolo qua, ragazzi, Bardock Super Saiyan 3. Devo anche farmarlo, vi ripeto, per portarlo a tour. Nel team, come avete visto, non era a tour, ma tranquilli, boys. Andiamo subitissimo con la scelta del personaggio. Questo è il team perché l'ho già utilizzato. Mettiamoci gli items veloci come sempre. Questo è il team, questi sono gli items, questo è l'evento. E detto questo, let's go boys, andiamo dritti per dritti come sempre. Mi raccomando boys, 250 like. E detto questo boys, mi raccomando. Allora, tra l'altro ragazzi, ieri sera su Twitch c'è stata la seconda stream, quindi mi raccomando ragazzi, seguitemi anche sul mio canale Twitch, link in descrizione. Mi raccomando boys, te che mi stai guardando, mi raccomando, lascia un bel cuoricione anche sul mio canale Twitch. Allora, ovviamente principalmente ragazzi, iscrivetevi a questo canale, ovviamente. Poi c'è anche Twitch. Nel caso avevamo 436.000 HP, adesso ne abbiamo 270. Mega fail del danno, ma va benissimo. Ragazzi, mi raccomando, oggi non dovete mancare il live. Questo è un team che per quanto mi riguarda è forte e bello. Tra l'altro ragazzi, questa grafica che state vedendo è bellissima ragazzi, mi piace un bordello, veramente veramente un bordello. Fantastica, veramente fantastica. Ci ho messo del tempo per farla, ma mi piace un bordello. Nel mentre lasciamoci Bardock, proprio per vedere perdonatemi, SA10 Ability Free, quanto danno può fare. Sicuramente non tantissimo, però ragazzi, per quanto mi riguarda, anche ad UR in questo evento, in questo team, ci sta la grande e il suo lavoro lo fa comunque. 500.000, ha tankato giustamente il vantaggio di type, qua c'è sempre. Ok. Oggi ragazzi non arriverà il video delle 17 in quanto ci sarà la live disponibile dopo il termine, al termine di essere sul canale, ovviamente come tutte le altre. Mi raccomando boys, alle 15 in punto. Sicuramente quando uscirà questo video, che è uscito alle 13 sicuramente, sarà già disponibile alla visione sul canale, quindi potete subitissimo andare sul canale, lasciare un bel like e programmarla ovviamente accendendo la campanellina, così alle 15 in punto quando inizierà la vedrete come notifica, assolutamente. Allora, guardate un po' boys, come vedete linkano anche abbastanza bene tra di loro, anche con Vegeta. Forse la mossa di aver inserito Vegeta e l'LR al posto del tech è stata un'ottima mossa. Nel mentre, lasciamoci Vegeta là davanti, proprio per tankare un pochettino, special con la nuova LR,
e special anche con il tech. Ragazzi, io il tech ancora devo prendere la stone rose, devo utilizzarla, quindi sicuramente prenderò un cell tech per portarlo ad ability 1, perché il mio ESA, ragazzi, sì, è ad ability free, però ad ESA completo, quindi non rende tantissimo, ovviamente. Però ragazzi, guardate un po', 790.000, fantastico, ability free S a 20, ragazzi, tanta roba. Bellissimo SLR, una delle LR, anche per quanto riguarda l'artwork stessa, più belle in assoluto. Ma che capelli del cazzo c'ho, ragazzi. Ecco, già meglio, già meglio. Allora, dai, continuiamo ancora un po', facciamo così. Poi andiamo ancora così, troppe, lo so. E infatti è stato un errore, perché Black non fa la special, ma nel caso dovrebbero bastare alla grande per buttare giù il nostro avversario. Allora, tra l'altro, ragazzi, voi cosa ne pensate del nuovo hit? Cosa ne pensate dell'arrivo ormai ufficiale di Gogeta e Broly nella versione Jap di Dokkan? Ragazzi, ditemi tutto qua nei commenti, voglio sapere dall'A alla Z tutto quello che pensate. E vi ricordo che questo video deve superare i like richiesti se volete un triple giveaway in live sul dual di Gogeta e Broly in arrivo ormai sul Jap. Allora, ragazzi, eccoci qua. Forse è meglio non fare così, forse è meglio fare così, forse è meglio fare così. Che ne dite? Ma sì, facciamo così, boys. Allora, il nostro SLR, ragazzi, purtroppo manca di orb, ma comunque la sua 12 kill nel bene e nel male la fa sempre e ci va bene, assolutamente. Non fa purtroppo la sua bellissima 18, ma vi ripeto, va benissimo anche la 11 kill. La 18 magari è meglio vederla contro la prossima fase, che sarà int. Così almeno possiamo vedere alcun ipotetico danno massimo di questo LR ad ability free, assolutamente. Anche se ho senso bene che in questo team non ci sono buffer, ma lo so, ragazzi, io non le metto quasi mai buffer, ma mi conoscete. Non ho neanche impostato manco mezza su mezza rotazione, come vedete, ma va benissimo così, ragazzi, ormai mi conoscete, vi ripeto. E ragazzi, eccoci qua di fronte alla fase int. Allora, qua semplicemente dobbiamo prendere un po' di tempo, non facendo special con nessuno, perché il danno massimo che voglio vedere, e che voglio vedere tra l'altro automaticamente che shotti l'avversario, se la deve fare per forza di cose il nostro SLR. E per farglielo fare, teniamoci da parte tutte queste orb gialle. Ragazzi, mi raccomando, con tutta probabilità non arriverà nella prossima rotazione SL, perché sì, l'ho impostato male già da prima, ma va bene, va benissimo. Non ci faccio mai caso, ragazzi, vado sempre come vai, ed è un errore madornale, lo so che me l'avete detto veramente in tanti. E non è che se non imposto le rotazioni non so giocare, assolutamente. Sono io che non sono mai stato abituato a impostarle, mi riesce, vi ripeto. E di conseguenza non mi viene naturale nel farlo, assolutamente. Ed è una cosa brutta, lo so, veramente, veramente brutta. Allora, qua, ragazzi, siamo veramente messi malissimo, perché forse non più di tanto. Allora, una orb per lui, un'altra per lui, tutti con la special. Però, ragazzi, non è giusto. Raga, qui lo shottiamo, lo shottiamo. Purtroppo ci è andata veramente male. Lo shottiamo, purtroppo lo shottiamo con tre special del genere. Ragazzi, lui non supera questa fase, purtroppo, aggiungerei. O forse sì, o forse sì. Forse per Rosé e quel Black potrebbero fare tanti danni, ma speriamo di no. Dai, non mi fare chissà che, ti prego, Black. Dai, so che sta anche ad ability, credo. Non mi crittare. Bene, bene. Lo stesso TR, ti prego, sia ability 1, ma per una volta non crittare. Per una volta non crittare, ti prego. Ottimo. Ottimo, ragazzi, è quella fase che volevamo. Mettiamoci 7 a casa di fianco. 18 key. Andiamo! Mi raccomando, boys, vediamo un po'. Quasi a 24 key, fa la 22 key. Vabbè, lasciamo perdere. Ragazzi, sicuramente lo shotta, voglio vedere quanto danno può fare questo SLR. Vi ricordo, ability free nel team, beyond time and space. Ci farà special, ma non subiremo danno, assolutamente, ragazzi. Tra l'altro questo SL tanca anche, bellissimo, ragazzi, bellissimo, fantastico, fantastico. Guardate, ragazzi, anche questa special, per quanto mi riguarda, è un film, eh. C'è la scena che lui fa la camera mia, guardate, bella. Boom, 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 bah, sbam. Che, mamma mia, 2 milioni, ragazzi, ad ability free. Mamma mia, ragazzi, bestiale, bestiale, non ci sono altri termini per definire questo LR. Bellissimo. Ultima fase di questo evento, ragazzi, lasciamo così, mi raccomando. Special anche con lui, una bellissima 18 key. Non utilizziamo items e andiamo dritti per dritti come sempre. Allora, dai, speriamo nel nostro Barda che faccia un pochettino più di danni. Purtroppo Black non è riuscito a fare la special, ma nel caso ci va bene.
ci va benissimo. Ci fa la special lui, va bene, dai. Non subiamo pochissimo danno, dimmi di sì. 96.000, tanta roba, ragazzi. Aia, non stiamo tankando. Speriamo che Black, ragazzi, subisca poco danno. Non voglio utilizzare assolutamente items. Mentre magari 1.700.000 Veget Blue. What? Ha evaso addirittura, ha evaso. Non so se è ability free o cosa, ragazzi. Guardiamo insieme se è ability free o meno. Forse possiamo far chiudere le danze al nostro Black. Tanta roba. Free hand. Ok, ability free, tanta roba, va bene. Va benissimo così. Va benissimo così. Facciamo così. Guardiamo, dimmi che è uno che fa la 13. Aia. Aia. Possiamo però fare così. Dimmi che fa la 13 così. No, ragazzi, fa la 12 anche qua. Allora, forse possiamo sperare che non lo shot sell e che non fa niente uguale. Niente, ragazzi, niente altro 18 key. Purtroppo fa una penosa 17 key. Nel caso ci va bene. Se non lo shotterà se il tech esa, lo shotterà sicuramente l'LR con la sua 12 key. Che purtroppo la 12 key, ragazzi, pecca molto nell'artwork, un po' brutta. Cioè non fa altro, è quella la special. 23.000, va benissimo. E parte, e guardate, ditemi se non sono uguale. Ecco, fine. Eccomi. 812.000. Ragazzi, per questo video è tutto. Io spero veramente che vi sia piaciuto. È stato un video un po' diverso dal solito. Ebbene sì, ragazzi, ho scurato un'altra LR. Sell LR. Fantastico. È stato uno showcase un po' strano. Showcase da ability free alla fine. Assolutamente. Però showcase di tutto rispetto, senza buffer, senza chissà che nel team. Un team per quanto riguarda montato bene, senza buffer, ripeto, e senza altre cose del genere. Tra l'altro, guardiamo un po' quanto manca al nostro Bardak per arrivare a tour. Vediamo un po', boys. Magari lo vediamo adesso, dovrebbe essere qua su in cima. Dove cavolo sei? Eccolo qua. Quanto manca? Ok, un pochettino manca. Ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like, campanellina, condivisione, commentino, like tattico e iscrizione ancora una volta. Noi ci vediamo tra due orette su Twitch, in live qua sul canale alle 15 in punto. Mi raccomando, seguitemi anche su Twitch, link in descrizione, entrate nel mio gruppo Telegram, siamo in più di 300 ragazzi, link in descrizione, seguitemi su Instagram, seguitemi su Facebook. E mi raccomando, ragazzi, se volete shoppare su Dock & Jump, anche se adesso il servizio è off, però quando ripartirà, ragazzi, sarete pronti per shoppare. E anche su Dragon Ball Legends, soprattutto su Dragon Ball Legends, quello funziona benissimo. Ragazzi, servizio numero 1 in Italia di reselling, The Random Heroes, pagina Facebook in descrizione. Contattate Massimiliano Longo e ditegli che vi ha mandato Leonas. E detto questo, let's go boys! E ciao a tutti!